Bramo una città in cui ognuno possa vendere senza danno, con buon prezzo e qualità senza affanno. Sogno un consorzio fatto di mercanti solidali fra loro, di cui tutti si possano fidare e non intenti a vendere argento per oro. Questo è il mio desiderio. Nessun garzone a cui dire io mi lagno. Al nome di Dio e del guadagno. Franceschino, ma che bella giornata che è oggi! Senti, ma ti va di andare a conoscere tutti i negozianti del Consorzio Prato CE per andare a conoscerli e anche a fargli delle domande sulle loro attività? Va bene? Allora partiamo! Franceschino, siamo tornati dai Bartolozzi, perché oltre ai tappeti, la mia futura moglie mi ha detto vai dai Bartolozzi perché ci sono anche degli splendidi vasi. E allora andiamo a vederli questi vasi. Buongiorno a lei. Buongiorno. Posso essere d'aiuto? Magari, avrei bisogno di una decina di vasi. Non c'è problemi, ce ne sono tanti qui, ne abbiamo tanti noi. A me mi garba questo. Questo, che vaso è? Ecco, questo è un vaso particolare. Questo è il vaso, quel simbolo azzurro fatto a cancelletto, è il simbolo della doppia felicità. Quindi ecco, per voi, se siete una coppia giovane, siamo ovviamente una coppia giovane, ci stiamo per sposare, purtroppo bene, ho preso bene questa decisione, quindi avremo quello bisogno di tanta bel felicità. Infatti, quello addirittura ve ne augura il doppio, perché è doppia felicità. Oltre a quello, comunque ci sono tante altre cose che magari ci a sua moglie la sua, o la sua futura moglie magari può gradire, cioè ci sono tanti altri oggetti che sono sempre comunque di questo epoca. È... anche questo è un po' strano e un po' particolare perché non si trova tanto facilmente con questi colori, con il giallo e con il verde. Sono dei vasi antichi e francamente sono anche molto rari. Va bene. Quindi oltretutto anche lì ce ne sono altri. La vedo quello verde, mi garba parecchio. Quello è un bel vaso. Andiamo anche questo, anche questo è un bel vaso. Qui ci sono anche dei mobili, se vi servono mobili non ci sono problemi, anche quelli. Ma qui anche veramente c'è sono... dugnosa, come direbbe la mia nonna. Sì, abbiamo anche della piccola oggettistica che può essere anche piacevole o in caso per fare dei regali. C'è un po' di tutto e quindi la scelta è abbastanza vasta. Quando volete vi portiamo anche quello che volete, ve lo portiamo a casa a provare. Ma è straordinario. Così. Sai che me li dà tutti? Non c'è problemi, io anche tutti, anche subito, anche subito, si comincia a pacchettare poi subito. La cosa fondamentale è che viene la mia moglie a pagare. Franceschino, non essere esigente, te lo belle fatti vedere vasi, o quanti tu ne vuoi vedere? Certo dai Bartolozzi c'è una scelta così ampia. Hai visto quanti ce n'è ancora anche di qua, quanti vasi ci sono? Non è mia finita lì, Questo è un frutto? Qui si continua. Questo è un frutto anche questo, sì, questo è rarissimo, è una cosa che non si trova, è veramente però rarissimo. Però qui si trova. Qui sì, da qui noi c'è sì. Tutto. Qui da noi sì. Ce ne sono tanti che non si trovano. Questi sono i sette nani giapponesi. Quasi, quasi, questi sono i sette nani. Anche questi non si trovano più. Qualche oggetto è addirittura un oggetto da museo. Addirittura? O simili. Franceschino, sì. Allora ora... Però comunque ci sono oggetti per voi, cioè che per metterli ecco in casa. Sì, per metterli in casa. Questi dove li devo mettere? In giardino? E questi in giardino, come i sette nani. E questo invece è una bella fioriera, ci possono stare bene dei fiori. Certo, certo, qui ci sono anche delle sedie, ci sono dei tavoli, dei tavolini. Qui per qualunque esigenza non c'è problemi, qui c'è abbastanza scelte. Quelle sono bomboniere? Queste sono anche bomboniere, volendo possono essere anche le bomboniere. Se vi sposate, guarda, ci sono anche dei tipi che sono molto belli, creati come bomboniera. Degli oggetti piccoli, sempre antichi, quindi sempre datati, che però sono interessanti. Franceschino, ma meglio i Bartolozzi, veramente.